Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Lake, un gioco in vendita su Steam già da parecchio tempo. È un gioco che costa $19,99, spesso lo si trova in sconto, ed è un gioco che oggi, su richiesta dello sviluppatore, vi porto in video. Il gioco ha anche un DLC che è Season's Greetings, che è questo. Che cos'è in sintesi il gioco? Noi interpreteremo il ruolo di una ragazza che negli anni 80, laureata all'MIT, lavora a stretto contatto con sistemi informatici e computer, ma per 2 settimane torna dove è nata e cresciuta per sostituire il padre nel ruolo di postino. In Season Greetings invece è una sorta di prequel, non siamo nell'86 come in questa avventura, ma in Season Greetings siamo nel ruolo del papà l'anno prima. Da quello che ho capito, $19,99 il gioco base, $9,99 l'espansione DLC, insomma. È un gioco molto 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 particolare, infatti se andremo veloci lo potremo finire in 6-7 ore, arrivando fino a 9 o 10 se ci godremo ogni singolo istante, perché la possiamo definire una visual novel, la possiamo definire tutto l'opposto dei giochi attuali dove si corre, dove bisogna fare attenzione, dove si può sbagliare. Qua non si può sbagliare. Noi per la maggior parte del tempo andremo a consegnare pacchi nel ruolo di, appunto, questa ragazza che sostituisce il padre, e vivremo una realtà totalmente diversa da quella che si intravede ad inizio gioco, che è in pratica la città frenetica, persone che pensano al lavoro dalla mattina alla sera eppure la notte. Si vivrà, diciamo, il sogno di distaccarsi e di vivere la natura e le piccole realtà. E questa è un'esperienza molto bella perché si cerca di tramandare tutte queste feelings al giocatore. Infatti, noi ci troviamo qui ora, siamo qua, e dobbiamo andare a consegnare questo. Ovviamente nel corso dell'avventura potremo sviluppare delle amicizie, da quello che ho capito anche una romance, ma non c'è modo di sbagliare, noi possiamo vagare liberamente e guardare ogni particolare, poi ci saranno magari delle citazioni o cose varie nella grafica, però quello che io noto e che apprezzo in questi titoli è che si può sparare il volume a 1000 e godersi i momenti, i rumori della natura, della cittadina piccolina intorno al lago alle 7 di mattina, perché l'ora è questa, quella dell'inizio. Non c'è possibilità di danneggiare il furgone, di fare incidenti, di prendere multe, non c'è nulla di nulla, dobbiamo solo consegnare i pacchi. E vedete che qua stiamo già andando a consegnare il primo pacco. Sono stupido io perché devo andare a prenderlo. Vedete, tutto molto easy, molto molto bello, molto la cittadina nordamericana. Allora, 200 Lake Main Street. Devo andare a vedere qual è quello che mi serve. Mannaggia, aspetta che chiudo, che non mi ricordo. Ora qua stiamo consegnando all'emporio i pacchi. Main Street, 207 Main Street, ok. Quindi tecnicamente il pacco è il 207 Main. Ok, dovrebbe essere questo. Non chiudere, ho sbagliato ancora. Me la sto prendendo fin troppo comoda. Ok, preso il pacco, lo consegniamo. Intanto stiamo facendo coda, ma qua non dovremmo. Qua la vivono fin troppo tranquilla, in realtà, perché li ho parcheggiato in mezzo alla strada, ma... Can I help you? Hello? Here's today's... È un po' Life is Strange come atmosfera, però non ha nulla a che fare con quel titolo. 22 years ago, back when they called me Nancy Sinatra instead of Nancy Reagan. So now you're back, huh? I know what it's like.
In realtà è solo temporaneamente. Actually, this is only temporary. That's what I said too, a long time ago. È uno di quei giochi che indubbiamente poi farà riflettere andando verso il finale. Ok, pacco l'abbiamo consegnato e ora andiamo avanti. Abbiamo una busta da consegnare lì all'incrocio. Siamo sempre sulla Main Street, quindi spero di... Beh, le buste le abbiamo nella nostra borsa qui, quindi... Sì, c'è qualche glitch grafico, ma ammetto che sto giocando con la grafica a ultra, a una quantità di frame improponibile. Siamo 103 Main Street. Remember this is the old Sugarman place, but the envelope says McGill. Must have moved away. Perfetto. Ora torniamo sul furgone e ricominciamo. Questa è la Main Street. Dobbiamo andare. Allora, prima andiamo a sinistra e andiamo a servire quella via lì. Un po'. Actually enjoying this. Mi sto divertendo, sì. Forse col pad, io adesso sto giocando mouse e tastiera, ma ci si goderebbe di più la guida, probabilmente con i grilletti graduati si potrebbe guidare più piano, tanto il tempo non passa. Abbiamo un pacchetto lì. Vediamo di chi è, vediamo cos'è. Il Mo Diner. Perché poi a una certa ora della sera la giornata finisce. Era il diner di Stan, ma adesso è il diner di Mo. Allora, 500 Lake Road. 500 Lake Road. Vediamo un attimo, intanto sull'agenda. 200, 500 Lake Road. Perfetto, prendilo. Si vede dentro anche l'assetto. Il gioco uscì, che non era in italiano, quanto ricordo, è stato tradotto credo da non tantissimo tempo. Meredith Wise. Si ricordano di noi di quando eravamo piccoli e vivevamo e crescevamo qui. Lei va verso i 40, credo, quindi... Wow, Maureen, da molto che non ci si vede. Wow, Maureen! Long time no see! I feel so old. Oh, don't be like that now. It suits you. Age only makes a person more distinguished, is what I always say. To the mirror. Now come here. Tell me everything. Allora, ma Maureen ha del lavoro da fare. But Maureen, I do have work to do. I know you're busy, huh? Little bird told me all about your temporary mail job already. News goes around pretty quickly around here. So, coffee? Something stronger? I will not take no for an answer. Caffè va bene. Io risponderei così. E rispondo così. No, really, I'm good. Nonsense. Two coffee coming right up. And one piece of blueberry pie, if I remember correctly. You had one almost. Perché all'inizio gli aveva lasciato i genitori prima di partire per questa vacanza, che sono andati via, gli hanno lasciato la torta di mirtilli in frigo. Mi conosci troppo bene. You know me too well, Maureen. Always have, always will. Ashley, one blueberry pie. And Ashley, could you keep an eye on the bar for me for a bit? I'm gonna take my break now. You're a real trooper. Se la sta mangiando la torta. Ashley? Oh, sweet Mary, what are you doing? Oh, is everything okay, hon? Oh, Lord have mercy. Non sembra un bel rumore. That didn't sound good. Honestly! First the roof and now this? Oh,
That poor kid is like a disaster magnet. I'm sorry, Meredith. Looks like I've got my hands full for a bit. Next time, I want to hear everything. Ok, tanto saremo qui una settimana, due settimane, 14 giorni, quindi avremo anche le serate, immagino, quindi ci sarà tempo poi per approfondire questa conoscenza. L'esperienza di questo gioco è il fatto che poi pian piano esploreremo tutti i dintorni di questo lago, in queste, ipotizziamo, 7 ore di durata dell'avventura, ma soprattutto ci ricorderemo ed entreremo in empatia e in simpatia con i vari personaggi. E quindi, quando ci sarà da tornare a consegnare qualcosa qui al dinner, ci ricorderemo e potremo continuare la nostra conversazione. Devo girare a sinistra e andare a consegnare ancora la posta dall'altra parte. Il gioco può salvare in qualsiasi momento e, come vedete, gioco dalla grafica graziosa, definiamola simpatica, non è niente una grafica fotorealistica, non è neanche uno shader via di mezzo, credo, e mi sentirei anche di dire che questa non è l'esperienza videoludica per tutti, ma semplicemente perché tanti cercano uno scopo, e uno scopo, diciamo, concreto, reale, un obiettivo, una sfida, e questo gioco è semplicemente tutto il contrario, è goditi queste 7 ore. O meno, magari, se ve lo prendete scontato, però è un prendi 5 minuti della tua vita e goditi, ascolta, guarda un po' e fermati. Ecco, questa è la mentalità. La musica ricorda molto comunque Life is Strange. These look like bills. E qua vediamo che sembrano banconote, quindi magari verremo a sapere di qualcosa in futuro. Abbiamo un pacchetto là. Ma io, ovviamente, come il buon postino che viene anche da me, che si fa tutto il vialetto in discesa con la macchina per non usare le gambe, lo faccio anch'io. Allora, più avanti, credo sia questa la casa. Siamo 200 Lake, sì, c'era il... forse l'assetto qua. Ci sono anche due gattini. 200 Lake Road. Quindi, apriamo. 200 Lake Road. Sì, però... se prendi l'orsetto, però non ho capito perché non lo vuole prendere. Raccogli e ok. Well, hello there, big cuddly guy. Devo suonare, se non risponde nessuno lo lascio davanti alla porta. Una nuova postina, come ti chiami? Sono Meredith, Meredith Weiss. Hi, Miss Jenkins, right? I'm Meredith. Meredith Weiss? Weiss, of course! You're Emily's girl, aren't you? This is Meryl Weiss, Genevieve. She used to live in town years and years ago. 22 anni, ma chi tiene il conto? È passato così tanto tempo, sono quasi due Genevieve fa. Ma perché lei ha il... tiene i gatti. La vecchietta dei gatti, ce la ricorderemo. Potrei essere maleducata, la gattara, no. La signorina Mildred Jensen. Jenkins. Miss Mildred Jenkins and her cats, of course. Seems like they've multiplied. Che è sorella di quella che entra nei dungeon urlando. Is that such a crime? So what if I have slightly more of them than I used to? Like Genevieve here? And Thomas? And Oliver? Anyway, did you have a package for me then? Sì, ce l'ho in mano. Penso che sia uno stato giocattolo. I think it's a toy bear. I mean, it's shaped like one and feels plushy. Someone must think you need another animal in your life. Bit of a nosy posy, aren't you? I know Frank would never feel up the package. Ah, dice, so che Frank non tasterebbe mai i pacchi. Mi ha la forma di un orso.
Adesso gli rispondo male anch'io, voglio dire, devo tirare fuori il furgone e ho gli occhi. I have to take it out of the van, and I have eyes. Well, it's probably another gift from my son. Still doing everything to get into my good graces, except actually drop by. Beh, comunque devo scappare. Gotta run. Run along, dear. Give Emily my best. Goodbye, Miss Jenkins. Genevieve. Va bene. Lo so, c'hai ragione anche tu, C'hai ragione anche tu. Me ne vado subito. Anzi, sono talmente coinvolto da questo gioco, dalla sua mentalità, che mi verrebbe voglia di farti passare. Ma probabilmente non passerai perché ti sei incastrato lì. E qua abbiamo la stazione di servizio. Ovviamente non dobbiamo fare il pieno, ma qui si potrebbe nascondere qualche altra conoscenza. Il meccanico che sta, o la ragazza insomma che sta riparando le auto, il pacco che dobbiamo consegnargli e poi via via andare fino all'ultima consegna, che è Beer Creek. Nulla ci vieta di proseguire e andare a consegnare prima quel pacco lì, per concludere la nostra prima giornata di lavoro delle due settimane. Ma credo che nulla ci vieti anche di andare a camminare in mezzo al boschetto, perché comunque una volta che avremo consegnato ci potremo perdere via. Andiamo qua e vediamo cosa succede qui. Non ci sono colpi di scena, nel senso non diventerà un thriller, un horror o cose del genere. Il gioco è questo, facciamo questo per gran parte delle due settimane che rimarremo qui. Ma come vi ho detto, il gioco punta a riscoprire i valori della vita, il relax, il fatto di vivere appunto la vita, vivendola e godendosi ogni panorama. Uno spettacolo raro per un boscaiolo solitario. Sono qui per consegnare il posto e vengo in pace. Thank you. I'm Robert. I hope the peace will be everlasting. Let's see what's inside. Oh, what the? Ti lascio le tue cose. I'll leave you to it. Have a nice day. Yeah. Thanks. And sorry. It's not your fault. This is full of bullcrap. Potevo informarmi e magari approfondire un'amicizia con questo tizio qui. Ho scelto di farmi i fatti miei, anche perché la signora di prima dei gatti se l'è presa un po' a male, perché ho curiosato un pacco che non aveva minimamente la forma di un peluche. Vedete, poi non si può andare dove si vuole, però, perché bene o male guidato da pareti invisibili, però insomma nulla mi vieta di alzarmi il volume e godermi questo giretto qui tornando al furgone. Niente, questo è uno dei giochi credo più particolari che io abbia provato, non strani, perché punta a riscoprire dei valori e a riscoprire una rilassatezza che adesso anche nei videogiochi, non con la competizione, si è un po' perso. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, sono veramente impaziente di sapere la vostra. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao.